Coach Piero Bucchi, keep calm e lavorare. Sì, è un momento che ovviamente non ci fa piacere affrontare, siamo consapevoli che il momento non è positivo dopo due partite strane, dove abbiamo avuto dei momenti anche buoni ma che alla fine abbiamo perso, come a Salonicco dove abbiamo fatto un buon primo tempo e secondo tempo brutto. Dobbiamo trovare quella continuità, dobbiamo trovare quella voglia di stare insieme per 40 minuti e quindi dobbiamo essere assolutamente più disponibili tutti quanti nel fare un passo, anzi due passi di sacrificio. C'è tempo per riassettarsi, intanto perché mai sei partito con una formazione uguale e questo è già un dato di fatto, e in più ci sono tante attenuanti che poi non sono attenuanti sui generis, perché quando parti con dei giocatori che hanno poca preparazione sulle gambe, insomma, non ci si può aspettare che si arrivi in forma in un amen. Sì, è vero quello che dici, la squadra ha cambiato faccia tante volte, abbiamo avuto purtroppo parecchi infortunati, anche come definito un tuo collega Lungo De Genti, purtroppo abbiamo ancora fuori Cristo appunto per lungo infortunio, anche se sostituito devo dire anche egregiamente da Nikolic, fuori Kaspar Trejer, però insomma in effetti la squadra ha cambiato faccia tante volte, in questo momento la cosa importante secondo me è cercare di trovare invece appunto quella continuità di lavoro che possiamo fare da questa settimana, ed è per questo che dobbiamo andare ad affrontare questa gara con Trento con grande determinazione, perché è una partita che vogliamo assolutamente cercare di cambiare nella sostanza delle cose, oltre che nel risultato anche nell'atteggiamento, e quindi siamo pronti per affrontare una partita che consideriamo difficile perché affrontiamo una buona squadra e dobbiamo noi essere bravi in questo momento, essere volitivi, intensi e molto uniti. Ultimissima cosa, potrebbe essere, si può riassumere tutto in una parola, riprendere fiducia? Anche, è chiaro che le vittorie fanno bene, le vittorie ti danno quella continuità, quella serenità che ti permette di lavorare meglio. Lui eravamo dopo Verona, quindi parliamo di una settimana fa, due settimane fa, per cui insomma dobbiamo assolutamente cercare di ritrovare quel ritmo, quella serenità che avevamo 8 giorni fa. La bonaccia finisce. Dobbiamo ritrovare un buon vento e sono sicuro che lo faremo, speriamo già di farlo da domenica.